Non sentite la musica scorrere nelle vostre vene? Non vi sentite trasportati come da una forza invisibile che vi carica e vi conduce alla pace interiore? Come no? Dovete dire di sì, se no non posso andare avanti. Andiamo. Rifacciamo. Non vi sentite come trasportati da una forza invisibile che vi carica e vi conduce alla pace interiore? Avete detto sì? Beh, non importa, perché stavolta parto lo stesso. Ciao, sono Bounded Mind e in questo video vi riassumerò la storia di Soul sotto il mio punto di vista. Joe Gardner è un tizio che suona il pianoforte così bene, ma così bene, ma così bene, che per vivere lavora part-time come maestro di musica per una classe di ragazzini strampalati che non sa suonare manco i campanelli. Cioè, oddio, secondo me sanno pure suonare in realtà, però sono troppo svogliati, si sdraiano, fanno casino, non si portano gli strumenti, e che cavolo, ma sbattili fuori dalla classe 1 e 2. Ma la sua vita è destinata a cambiare, perché un bel giorno riceve, dal nulla, una notizia fantastica. Una notizia da far accapponare la pelle. Una notizia che migliorerà incredibilmente la sua vita. Non lavorerà più part-time e avrà un lavoro a tempo pieno come insegnante. Ok, vi ho delusi, lo so, perché non è questa la notizia che gli cambierà la vita, ma questa. Un amico gli procura un provino per suonare nella band di Dorothea Williams. Allora lui va a trovare sua madre tutto contento e quando le racconta delle due notizie, lei è più contenta per il lavoro da insegnante non più part-time che per il provino con la stella del jazz. Come direbbe Ron, quella ha bisogno di rivedere le sue priorità. Joe allora, senza l'approvazione della madre, corre al provino e conosce finalmente sta Dorothea. Che è una stronza, una petulante, antipatica, indifferente e con la scopa nel sedere che suona il sax. Il sax. Joe comincia a suonare seguendo a ruota i membri della band e a un certo punto gli parte un trip mega galattico che lo aiuta a fare un assolo di pianoforte che a momenti oscura la performance della frontman. Dorothea capisce così che Joe è troppo bravo, allora decide di togliersi la scopa dal sedere e invitarlo a esibirsi per la prima volta con loro nel concerto che si terrà la sera stessa. Ah, mo ti va bene. Sai cosa avrei fatto io, Joe? Me ne sarei andato, così impara sta antipatica a fare la sbruffona. No, scherzo, non me ne sarei andato, avrei suonato pure io, perché è la mia occasione, insomma, è la mia occasione. Comunque, mentre Joe si appropinqua a tornare a casa e a mettersi in tiro per la serata, finisce dritto dritto dentro un tombino che gli mortacci dei muratori potevano pure chiudere o segnalare, mannaggia la miseria, mannaggia. Cadendo là dentro, sostanzialmente muore. Cioè, non è che muore proprio. Va in coma, ecco. E questo suo andare in coma lo porta a diventare un coso minuscolo di colore celeste che viaggia in un mondo nero fatto di stelle con altre creature tutte simili a lui. Tutte queste piccole creature sono anime e sono su di una specie di tapirulan che piano piano li conduce in un fascio di luce fortissima. Già, quello è il limbo e il tapirulan li condurrà nell'altro mondo. Quindi Joe sta morendo. Puff! Ah, così proprio fine? Titoli di coda? No, perché Joe non vuole morire e inizia a correre all'indietro come un disperato, imitando le signore in stazione che non capiscono quale scala mobile usare per salire. Facendo questa cosa finisce per precipitare di sotto come il signore che si è precipitato a saltare in atto. Finisce così in un altro mondo, tutto blu, psichedelico e coi colori sgargianti, dove ci sono altre anime come lui ma meno definite. Sono tipo dei puntini più piccoli che ricordano molto la particella di sodio dell'acqua, che non dirò per non fare pubblicità occulta. Neanche noi, come lui, sappiamo dove cavolo sia finito, quindi ecco che una figura strana che sembra un disegno fatto senza staccare la penna dal foglio gli fa lo spiegone. Quel posto è l'antemondo, il mondo dove le anime vivono prima di nascere. Un'anima, per nascere, deve buttarsi in un buco dal quale si vede la Terra, ma prima di poterlo fare deve scattare la scintilla, quella cosa che ti dona il pass per essere ammesso sulla Terra, manco fosse una festa privata o il backstage di un qualche concerto. In quel mondo Joe viene scambiato per uno dei mentori, delle figure di spicco passate a miglior vita che hanno il compito di guidare le piccole anime che ancora devono nascere, con l'obiettivo di far scattare in loro la scintilla e ottenere questo benedetto pass. Fra i mentori ci sono tipo Madre Teresa di Calcutta, Copernico, Jung, insomma sti tizi qua famosi. Ma per Joe non andrà tutto liscio, perché il contabile, un tizio che conta tutte le persone che muoiono e passano sul nastro trasportatore, si accorge che c'è qualcosa che non va e che i torni non contano. A Joe intanto viene assegnata una giovane anima che non vuole nascere e che ha fatto impazzire diversi mentori, la numero 22. 22 continua a trovare scuse per non nascere, siccome parte sempre prevenuta nei confronti dei suoi mentori, all'inizio Joe le sta abbastanza sugli zebedei. Poi però a entrambi viene una fantastica idea. Visto che la trama del film ci ha accoppiati, aiutiamoci a vicenda, no? E quindi praticamente 22 diventa tipo il mentore di Joe, e lei che lo aiuterà a tornare sulla Terra. Cioè si sta ribaltando la situazione! Come prima cosa quindi lo fa entrare in una specie di scatola misteriosa che lo conduce in un altro mondo parallelo che tanto ricorda il trip megagalattico che Joe aveva avuto durante il provino con Dorothea. Ma certo che lo ricorda, perché il posto è proprio quello!
ed è un posto dove vanno a finire tutti quegli artisti in trance mentre si stanno esibendo. 22 si diverte spesso a disturbarli, facendoli così distrarre e sbagliare le loro performance sulla Terra. Vuoi vedere che questo ha disturbato pure Trump durante le elezioni? Non ci sono però solo artisti in trance, ci sono anche delle creature nere, orribili, enormi e che fanno smorfie schifosissime. Le anime perdute. Quelle anime di persone ancora in vita che però non riescono a liberarsi dalle ansie, dalle frustrazioni e dalle paure e si lasciano condizionare nella vita. Mentre girovagano per questo posto, incontrano i Mistici Senza Frontiere, un gruppo di fricchettoni che se ne va in giro su una barca pacchianissima e che hanno come missione di vita quella di salvare più anime perdute possibile facendole tornare normali. I fricchettoni non sono persone morte però, sono persone ancora in vita, anche loro in trance e in trip megagalattico. Il capo di questi qua, infatti, è un tizio che fa tipo l'artista di strada nelle strade di New York. Il fattone apre una specie di portale per Joe, invitandolo a trovare il suo corpo sulla Terra, e lui, dopo essersi concentrato così tanto che a momenti gliene mollava una là e li faceva scappare tutti dalla paura, riesce a individuarlo sdraiato su di un letto di ospedale con un gatto sulle ginocchia perché i medici stavano provando la pet therapy per risvegliarlo. Joe non ci capisce più niente, e come un fesso si butta nel portale tirandosi appresso pure 22. E qua, secondo una iella scalogna di tutti i colori, lui finisce nel corpo del gatto, e 22 finisce nel suo corpo. Non nel suo, no, non è mai nata, finisce nel corpo di Joe. Il duo di cui non sapevo di aver bisogno scappa dall'ospedale e corre per la città per trovare il capo dei mistici, visto che sanno che lavora nelle strade di New York. E durante il tragitto per arrivarci, tra deliranti sproloqui di 22 che parla dal corpo di Joe e Joe che parla dal corpo del gatto, entrambi incontrano un bordello di persone. All'inizio 22 fa la schizzinosa perché dice che il mondo puzza, c'è rumore, c'è casino e non ne vale la pena di vivere. Poi però Joe le fa cambiare idea facendole assaggiare un pezzo di pizza e mostrandole che sì, fa schifo, tutte queste cose sono brutte, però almeno al mondo puoi assaggiare anche quei fantastici odori. Ecco, oddio, dipende, perché quella è una pizza di New York. Facciamo un po' gli italiani orgogliosi e diciamole che se venisse in Italia avrebbe il dono dell'immortalità mangiando un pezzo di pizza. Anche Joe ha una svolta. Grazie a 22 che parla al posto suo, convince sua madre che non ha senso lavorare per sempre a scuola senza inseguire le passioni, e 22 capisce che non è poi così male vivere. Ci voleva che un'anima non ancora nata entrasse nel tuo corpo per farti finalmente prendere posizione con tua madre e dirle cosa pensi? E che cavolo, quella mi sa che sta al mondo meglio di te nonostante tu ci vivi da 40 anni. Dopo essere scappati di qua e di là, finalmente raggiungono l'artista di strada capo dei mistici, che per far tornare Joe nel suo corpo metterà in atto una trasmigrazione. Ma quando il tutto sta per avere inizio, 22 sbrocca. Non vuole lasciare la Terra e letteralmente ruba il corpo di Joe come i migliori truffatori col gioco delle tre carte. Joe Gatto la rincorre, ma quando l'ha quasi presa, ecco che sbuca il contabile. Vi ricordate di lui? Era quello che teneva i conti delle anime che passavano all'altro mondo. Ha scoperto che l'anima che non gli fa tornare i conti è Joe e che si trova sulla Terra a bighellonare come se non ci fosse un domani. Il contabile estrae le anime dai loro corpi e entrambi tornano a essere quelle creaturine blu all'interno dell'antemondo. E qua si incazzano l'uno con l'altro. Io non volevo nascere, poi tu mi hai fatto andare sulla Terra e mi è piaciuto, ora devi darmi il tuo corpo. Io avevo l'occasione di suonare con quell'antipatica con la scopa nel sedere e tu te ne sei scappata. Ma i loro litigi vengono interrotti dal fatto che 22 ha finalmente trovato la sua scintilla e adesso ha un pass per andare sulla Terra e nascere davvero. Joe si arrabbia come una iena perché la scintilla che finalmente ha avuto 22 è stata merito suo e la fa sentire talmente in colpa che questa gli tira in testa il pass e sparisce chissà dove. Joe usa così il pass per gettarsi nel burrone che conduce alla Terra e rientra finalmente nel suo corpo. Va alla serata con Dorothea, suona il pianoforte così bene da far commuovere pure il più bastardo dei dittatori e entra ufficialmente a far parte della band. Ora però si sente vuoto, si sente in colpa per 22. Così torna a casa e, vedendo tutti gli oggetti che 22 aveva raccattato a casa sua manco fosse una discarica quando erano sulla Terra, si lascia ispirare per suonare il pianoforte. Entra così in quel trip megagalattico e finisce di nuovo nel posto dove ci sono i mistici e tutte le anime perdute. Allora individua la nave dei fricchettoni mistici e insieme individuano di nuovo 22, che è diventata un'anima perduta pure lei. Un mostro gigantesco e nero così brutto che quello di Stranger Things fa ridere a confronto. Joe riesce a prenderla e a farla tornare normale, poi le riconsegna il pass che prima era stato tanto stronzo da farsi ridare. Joe e 22 si trovano così al limitare del burrone che conduce alla Terra e 22 può finalmente nascere. La stessa cosa non vale per Joe, perché donando il pass di nuovo a 22 è rimasto senza e ritorna sulla strada per l'altro mondo, trasportato dal Tapirulan che lo condurrà alla morte. Quando si è rassegnato all'idea però, ecco che arriva una delle guide che sostanzialmente le dice: che cacchio fai, sei il sei stato bravo, hai rinunciato alla vita per darla a 22, ti meriti una seconda occasione, e gli apre un passaggio per farlo tornare nuovamente sulla Terra. Ora sa che dovrà vivere quello che gli resta assaporando ogni momento della vita. Quindi basta poltrire, basta cazzeggiare, vivi appieno e non te ne pentirai, capito? Fatelo anche voi.
E questa era la storia di Saul, profondamente semplificata e ridicolizzata nei momenti salienti. Penso che questo sia uno dei migliori film della Pixar, con delle scelte coraggiose e un mondo psichedelico che potrebbe dar fastidio alla vista. È per questo che lo apprezzo ancora di più, mi piace quando rischiano. Voi invece cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento. Poi condividete tutto il resto, mi raccomando.